Dopo circa 10 mesi di lavori è stato riaperto questa mattina a Roseto degli Abruzzi il ponte di Fosso Canale nella frazione di San Giovanni, vicino all'ingresso autostradale. L'intervento, per un importo complessivo di circa 775.000 euro, ha portato ad un adeguamento del piano altimetrico della statale 150 a monte e a valle del ponte. Oltre al suo allargamento, ma anche nuove barriere di sicurezza e un impianto di illuminazione collegato a quello della rotatoria nei pressi dell'autoporto, a pochi metri dal ponte. Da punto strategico l'ingresso della nostra splendida Roseto, l'ingresso dal casello autostradale, un punto che aveva creato grandi disagi soprattutto negli ultimi mesi, una sofferenza che i cittadini hanno sopportato insieme a noi e a mia amministrazione per un bene più grande, quello di aprire e di mettere in sicurezza dopo anni davvero e decenni che si attendeva quest'opera, l'ingresso della città di Roseto. Ero in provincia quando si fece la scelta di far passare ad ANAS la gestione e ringrazio l'ingegner Marasco, l'ingegner direttore dei lavori Davide Ricci per il gran lavoro svolto, per la grande passione, per il bene voluto alla città di Roseto. Era un lavoro delicato perché comportava l'interruzione del traffico in maniera alternata in un punto strategico e quindi ci sono stati certamente dei disagi, ma oggi in questo momento la riapertura, anche se stanno ultimando alcuni lavori rispetto al parapetto lato fiume, al marciapiede, ma dimostra la grande velocità di questa amministrazione di lavorare in rete con tutte le compagini che comportano un miglioramento della città di Roseto. È stato un lavoro indispensabile per la sicurezza della viabilità, visto che costituisce il primo ingresso di Roseto e che fino a ieri rappresentava una strettoia pericolosa e poco consona ad una città di quasi 26.000 abitanti. C'è stata anche una problematica, l'apertura era prevista per fine mese di aprile, dopodiché nel momento del fissare dei pali sul lato fiume si è ravvisata la necessità di una modifica progettuale con dei micropali, con tutte le problematiche dovute alla fornitura, dovute appunto ad attendere dei tempi tecnici che in questo caso, in caso di lavori pubblici, possono anche procrastinarsi in grandi ritardi. Questa volta invece sono stati contenuti, questo penso che sia un passo davvero bello, davvero positivo per i tanti lavoratori, quindi pendolari che vivono questo ponte quotidianamente, per i tanti turisti che arriveranno in queste prossime settimane, quindi credo un esempio di buona amministrazione che va raccontato in maniera decisa.